Salve signori, buon fine settimana a tutti e benvenuti alla consueta analisi a mercati chiusi del fine settimana, dove, come ben sapete, andremo ad analizzare non solo dal punto di vista grafico, andremo ad analizzare non solo i grafici giornalieri ma anche settimanali. Però prima di entrare nel merito dell'analisi grafica, andiamo a vedere un po' che cosa è successo nel corso dell'ultima seduta dell'ottava appena trascorsa, ovvero la penultima settimana del mese di aprile. Allora, le borse europee in pratica hanno chiuso al di sotto la parità, trascinate dal comparto auto che soprattutto ha subito forti ribassi, in particolare la tedesca Daimler, che ha chiuso a meno 5,12%, la connazionale Volkswagen a meno 1,26%. E in terza posizione la Peugeot a meno 1,74%. A far scattare le vendite c'è un nuovo possibilità di un nuovo Dieselgate, dopo che la casa di Stoccarda ha fatto sapere di rivedere il suo processo di certificazione sulle emissioni. Il DAX quindi ha chiuso a meno 0,60%, l'Ibex a più 0,39%, il CAC di Parigi a meno 0,29%, il FTSE di Londra a meno 1,11%, la peggiore performance della giornata per quanto riguarda gli indici europei, e poi chiude il FTSE MIB a meno 0,25%, mentre per quanto riguarda gli indici americani, il Dow Jones si mantiene quasi sulla parità, più 0,10%, lo Standard & Poor's a più 0% e il Nasdaq che invece chiude in passivo del meno 0,80%. Per quanto riguarda le news, sono state rilasciate venerdì, abbiamo gli ultimi dati del PMI dell'Eurozona, appunto, che continua a registrare una modesta crescita. L'indice infatti PMI manufatturiero si è attestato ad aprile a 51,5 punti, in calo rispetto a 51,6 punti del mese precedente, e è l'attesa del mercato, che era appunto pari a 51,9 punti. Invece, per quanto riguarda Wall Street, dopo una partenza poco mossa, ha girato in negativo dopo i dati sul PMI manufatturiero, che si è attestato a 50,8 punti, livello più basso da settembre del 2009. Beh, mentre per quanto riguarda la prossima settimana, come market mover, abbiamo diverse notizie macro, anzi sarà una settimana abbastanza piena di notizie. Partiamo appunto già da lunedì 25, che alle ore 10 abbiamo l'indice IFO della Germania, martedì 26, 14:30 e 16 contemporaneamente dell'America, ordini di beni durevoli e la fiducia dei consumatori. Poi mercoledì 27, facciamo attenzione, proprio mercoledì 27, perché in pratica avremo una serie di market mover che importanti, quindi si parte all'1:45 bilancio commerciale della Nuova Zelanda, ore 3:30 dall'Australia indice dei prezzi al consumo, ore 8 euro dall'euro fiducia dei consumatori della Germania, 10:30 il PIL della Gran Bretagna, e poi attenzione, alle 20 abbiamo la decisione dei tassi interesse della Fed, e dopo un paio d'ore, verso le 23, dalla Nuova Zelanda abbiamo anche qua la decisione dei tassi interesse da parte della Banca Centrale della Nuova Zelanda. Quindi mercoledì 27 sarà una seduta che avrà un botto finale, nel senso che dal punto di vista della volatilità potremmo avere, cioè, quindi soprattutto per quanto riguarda il dollaro della Nuova Zelanda e il dollaro americano, dei forti movimenti soprattutto a chiusura della giornata. Bene, mentre invece giovedì 28 aprile anche qua abbiamo un bel po' di dati, si parte all'1:30 dal Giappone con il tasso di disoccupazione, poi avremo alle 9:55 dalla zona euro la variazione dell'occupazione e tasso di disoccupazione tedesco, 14 l'indice dei prezzi al consumo della Germania, 14:30 dall'America richiesta dei sussidi di disoccupazione, e poi il PIL nello stesso orario. Venerdì 29 invece alle ore 11 in contemporanea dalla zona euro PIL e tasso di disoccupazione e indice dei prezzi al consumo, 14:30 Canada, prodotto interno lordo, e alle ore 16 l'indice di fiducia dei consumatori da parte elaborata appunto dall'Università del Michigan. Beh, passiamo adesso
ai grafici, quindi partendo dal settimanale dell'euro-dollaro. Allora, per quanto riguarda la coppia euro-dollaro sul settimanale, abbiamo la settimana short, vedete, con massimi e minimi inferiori alla settimana precedente ed una chiusura al di sotto il livello 1.1284 e quindi anche al di sotto il livello dinamico. Quindi a questo punto le indicazioni anche per quanto riguarda la prossima settimana sono al ribasso, quindi molto probabilmente potremmo raggiungere 1.10.90, cioè il prossimo supporto. Passiamo al giornaliero, vediamo un attimo che cosa ci dice. Vedete, anche qua si è mossa meno finalmente l'euro-dollaro, soprattutto nella seconda parte della seduta di venerdì, che ha spinto il prezzo di sotto 1.1284. Vedete come si è mantenuto e ha chiuso. Vedete come abbiamo un'altra indicazione short con una chiusura molto molto vicina al minimo della giornata, quindi anche qua per me io vedo uno short. Mentre invece per quanto riguarda il dollaro yen abbiamo un forte movimento rialzista messo in moto soprattutto nell'ultima seduta della settimana, vedremo dopo sul giornaliero. Con questo movimento la coppia ha raggiunto i livelli di due settimane fa, vedete, e a questo punto quindi con una chiusura al di sopra il livello dinamico. Anche per quanto riguarda lo stocastico siamo in zona quasi vicino a zona 20, quindi in zona ipervenduto, e ciò ci fa immaginare a una continuazione del movimento long in atto per la prossima settimana. Ecco qua, sul giornaliero si vede meglio il movimento long. Alla fine possiamo confermare poi che lo yen è stata l'unica valuta, ovviamente, che ha portato, quindi che si è deprezzato, l'unica valuta che praticamente ha dato una volatilità all'ultima seduta, caratterizzata per buona parte da movimenti blandi. Lo stocastico invece si trova in zona di ipercomprato, il quale quindi che cosa significa? Mentre il settimanale invece, vedete, è in zona di ipervenduto, quindi a questo punto dobbiamo aspettare sul giornaliero una correzione per poter rientrare nuovamente al rialzo, vedete? Vediamo un attimo che cosa succede. Quindi per me però le indicazioni per la prossima settimana sono più long che short per tutta la settimana. Arriviamo al cable. Il cable invece qua abbiamo un movimento long ben impostato quindi praticamente vedete abbiamo un massimo e un minimo superiore rispetto a quella della seduta dell'ultima settimana, con una chiusura giusto di poco di sopra 1.4387, quindi anche qua vedrei un'ulteriore candela rialzista settimanale. Molto probabilmente potrebbe raggiungere anche 1.4564 e potrebbe anche superarlo come resistenza. Passiamo al giornaliero. Il giornaliero, vedete, qua abbiamo i massimi di venerdì su un'area importante, perché vedete in passato, se restringiamo un po' più il grafico, vedete che in passato questa zona è stata testata diverse volte. Lo stocastico sta incrociando, sta un po' giusto un po' di sotto la linea 80, quindi alla zona di ipercomprato, molto probabilmente potrebbe scendere verso giù. Quindi vediamo un attimo a questo punto, se mantiene 1.4387 potremmo avere qualche piccola correzione al di sotto 1.4387 per poi tentare un affondo rialzista, quindi prendere la rincorsa e scendere un po' più giù per poi rompere definitivamente 1.4387. USDCHF
Bene, questo DCHF si è portato, quindi ha confermato la rottura 0,9640. Vedete, la settimana scorsa stava qua sopra, adesso sta qua. Abbiamo qua anche qua una falsa rottura, quindi i venditori anche in questa settimana hanno tentato di riportarsi di sotto questo supporto, però non c'è stato, è stato fallito il loro movimento, è andato in default. Cosa dire? Io mi attendo quindi un altro movimento rialzista, e perché no, possiamo raggiungere la fine della settimana anche 0,9948 con, vedete, lo stocastico che già si sta incrociando al rialzo, quindi già sta lasciando la zona 20, la zona di ipervenduto, e quindi qua ci sono tutte le indicazioni con il prezzo che ha chiuso, poi al di sopra il livello, il supporto dinamico, qua ci sono tutte le indicazioni per un evento settimanale rialzista. Anche qua vedete, il movimento è long, quindi ci sono grosse buone probabilità di raggiungere 0,9948. AUD/USD, allora partiamo dal settimanale. AUD/USD, io praticamente è stato triggerato, chi ha seguito le mie indicazioni venerdì mattina, ho messo diversi pendenti sulla nostra pagina di Teletrade Italia. Abbiamo un'indicazione short, allora praticamente vedete è stato triggerato in pendente di vendita, siamo a una decina di punti di profitto, quindi a fine giornata di venerdì è stato triggerato. L'indicazione short doge, vedete questa qua, quando abbiamo una doge su un punto dove in passato è stato già testato, quindi praticamente su un massimo, in questo caso, vedete come in questo caso la doge ci dà un'indicazione di inversione. Vedete, abbiamo anche questa barra di esaurimento e possiamo prendere la scia di una nuova fase short appunto dall'inizio. Quindi se riusciamo a mantenere la posizione per bene, possiamo prendere tutta la posizione, cioè tutto il movimento di correzione. Ovviamente al momento io non ho i dati certi se si tratta di un movimento di correzione oppure no, cioè di una semplice correzione, però la correzione potrebbe essere più importante e potrebbe addirittura portare a un cambio di trend. Vediamo il giornaliero, eccolo qua, vedete il giornaliero, qua ho messo lo stop loss, qua è stato triggerato il prezzo d'ingresso, il primo target è qua, il secondo target l'ho messo un po' più sopra di 0,7436, fermo restando che dal momento in cui si trova il prezzo fino al target sono circa 260 punti. Se in questa zona, superato il primo target, il prezzo scende abbastanza speditamente con candele che disegnano corpi abbastanza importanti, io andrò praticamente a cancellare il pendente qua e andrò a gestirlo poi dopo manualmente. Passiamo a USD CAD. USD CAD sono buy, ok, e sul settimanale abbiamo una settimana, vedete, short con massimi e minimi decrescenti e una chiusura sotto il livello dinamico. Eccoci qua. Allora, la mia indicazione che io ho già dato venerdì era per un long. Il long resta ancora, vedete, perché non è stato, vedete, è ancora valido, quindi lasciamo il pendente come sta. Ci troviamo su un minimo importante, infatti questa zona è stata testata l'ultima volta addirittura nei primi giorni di luglio del 2015, quindi questo livello, poi tra parentesi, se vado un po' a restringere il grafico, vedete è un livello importante perché è uno spartiacque, vedete questo qua 1,2790, quante volte è stato testato uno spartiacque tra i movimenti short e i movimenti long, quindi c'è tutta, diciamo che ci sono buone informazioni sia tecniche che grafiche per un rientro da parte dei compratori. Sul settimanale invece del Kiwi,
qua abbiamo un falso movimento rialzista con una barra di esaurimento su un livello testato diverse volte. Infatti, se restringo il grafico, vedete, questo è il livello che è stato testato soprattutto negli ultimi mesi diverse volte. Allora, in questo caso abbiamo un movimento short, vedete, ancora in atto con una chiusura al di sotto 0,68,65, a conferma, diciamo, abbiamo anche il giornaliero, vedete, che peccato che su un massimo di periodo, quindi abbiamo, vedete, un livello dinamico, i prezzi sono portati al di sotto il livello dinamico e che sta per correggere al ribasso, e quindi ci sta tutto praticamente. Io vedo la coppia 0,66 e 23. Passiamo all'euro GBP settimanale. Beh, il settimanale anche qua, vedete, allora è la stessa situazione che abbiamo visto per il cable, nel senso che per il kiwi abbiamo un fortissimo movimento short che è continuato anche per la settimana appena trascorsa. Peccato che non ho sfruttato, praticamente non siamo stati, almeno io personalmente, non so se qualcuno di voi l'ha sfruttato, io l'avevo detto pure nel fine settimana, qualcuno io personalmente non ho sfruttato questo movimento. Pensavo di sul giornaliero, ieri ho messo un pendente, vedete, long, appunto per sfruttare una correzione dopo tanti giornate short, ma la coppia ha migliorato i minimi, quindi provvedo appunto domenica sera a cancellare il pendente perché non ha motivo d'essere, oppure al massimo a modificare i setup d'ingresso. Per quale motivo? Perché prima di tutto perché lo stocastico, vedete, sta in zona di ipervenduto per parecchi giorni, quindi prima o poi ci sarà quando abbiamo una situazione del genere, prima o poi ci sarà un forte movimento iniziale long. Quindi per non rimanere impreparato, io che cosa faccio? Secondo me sabato sera vado a spostare lo stop loss sotto al minimo della candela di venerdì, il massimo lo sposto, il prezzo di ingresso lo sposto un poco più giù e vediamo un attimo se poi facciamo un ottimo trade. Settimanale, per quanto riguarda invece l'euro yen, abbiamo appunto come USD Yen, abbiamo un forte movimento long a chiusura sopra la media dinamica, quindi tutto long, giornaliero idem, come sopra, come appunto il long di venerdì è uno stocastico in zona ipercomprato, quindi possiamo avere dei possibili movimenti short, però attenzione, siccome il sell io l'ho messo qua sotto, in questo momento io lo vado a cancellare, quindi domenica sera provvederò alla cancellazione. Poi passiamo al GBBN settimanale, anche qua la situazione è uguale, vedete, quindi abbiamo uno stocastico qua in risalita, forte movimento rialzista soprattutto nell'ultima parte della settimana, quindi vedete il venerdì è stato quello che ha dato il là, quindi lo yen è stato quello là che praticamente tutte le coppie con lo yen si sono mosse grazie appunto al forte deprezzamento appunto che ha subito lo yen. Quindi abbiamo sul settimanale, abbiamo detto che c'è uno stocastico in risalita, ok, quindi vedete abbiamo uno stocastico vicino alla zona di ipervenduto in risalita, mentre invece sul giornaliero è diverso, abbiamo uno stocastico in zona ipercomprato. Ciò che cosa ci dice? Siccome a comandare sempre un time frame superiore, quindi io prendo per buono lo stocastico settimanale che si sta muovendo al rialzo, cioè dal livello 20 si sta salendo. Quindi che cosa significa? Significa che in questo caso attenderò, quindi siccome lo stocastico giornaliero sta qua, questo cosa mi dice? Ci sarà sicuramente una correzione e poi un rialzo, quindi io probabilmente attenderò una correzione per poi entrare long. Ok, bene, passiamo all'euro AUD. Euro AUD ho un buy stop, praticamente dopo lo vediamo sul giornaliero.
importante movimento short sul settimanale, soprattutto nelle ultime due settimane, e quindi siamo su un livello, su questi livelli testati diverse volte in passato, vedete, cioè se vado a restringere un po' più il grafico, vedete quante volte è stato testato questa zona. Quindi che cosa fare? Praticamente adesso cerchiamo di cercherò di potrebbe partire da questo livello un nuovo movimento long, ok? Soprattutto a superamento del massimo dell'ultima candela, quindi questa qua settimanale, e che poi coincide con 1.4788. Andiamo sul giornaliero. Il giornaliero, vedete, è la stessa cosa, quindi su Euro AUD il pendente buy che io ho inserito venerdì è sempre valido, vedete? Abbiamo quindi posizionato una hit target un po' più giù al di sotto la prima resistenza 1.4788. Poi passiamo all'Eurocad. Eurocad qua su settimanale abbiamo, vedete, tre giornate di bassista qua due settimane fa abbiamo fatto dei buoni profitti. Dallo swing che si è formato nella prima settimana di aprile, quindi vedete come il prezzo è sceso giù. Lo stocastico sta al centro del guado tra 20 e 80. Quindi passiamo al giornaliero. Il giornaliero venerdì movimento short ha raggiunto un livello che praticamente è stato raggiunto l'ultima volta nel dicembre 2015. Potrebbe partire qua una correzione long, quindi che faccio? Io già avevo inserito un buy stop, però domenica sera andrò a migliorare il timing di ingresso al mercato, cioè in che senso? Vado a modificare i setup di ingresso dell'ordine buy stop, abbassando il prezzo di ingresso sul minimo della seduta di venerdì. Okay? Poi AUDN anche qua, vedete, qua AUDN praticamente abbiamo ancora una settimana long con massimi e minimi crescenti e un close in prossimità di un'area, questo qua, cioè in prossimità del massimo che è soprattutto che si mantiene al di sopra 86.17, area che in pratica è stata testata, vedete, diverse volte, soprattutto negli ultimi due mesi. Quindi è un'area molto importante a questo punto da tenere sotto controllo. Passiamo al giornaliero. Sul giornaliero si vedono meglio, vedete, i punti di contatto 1, 2, 3 e 4, appunto di questa zona di prezzo compresa tra 86 e 30, dove più volte appunto la coppia è stata riportata, vedete come l'ha toccato, boom, è sceso, qua è sceso, qua è scesa. A questo punto che cosa pensare? Al momento, cioè, quindi su quest'area ogni volta è stata respinta verso il basso. Al momento cancello il pendente dell'indicazione short, troppo, perché? Perché praticamente se vado sul giornaliero, vedete, è un po' troppo lontano da dove poi dopo si è fermato il prezzo, vedete? E attendo una prima indicazione short da price action per poter entrare nuovamente short in modo appunto da poter migliorare il timing di ingresso al mercato, cioè praticamente alla prima informazione short della prossima settimana modificherò, appunto metterò sempre un pendente di vendita, però insomma con una situazione migliore. Bene, da questa settimana io voglio soffermarmi anche sul gold e sull'argento. Il gold del settimanale, vedete, siamo
l'ultima settimana con una barra di esaurimento superiore alla quale indica una decelerazione della forza dei compratori che hanno spinto parecchio in settimana. Quindi per me qua è un'indicazione short. L'unica cosa che non mi fa entrare a mercato è questa, le chiusure che si mantengono sopra 1232,60, ok? Se la settimana era riuscita a chiudere di sotto 1232,60, qua era un buon ingresso al ribasso. Sul giornaliero abbiamo una congestione in un'area alta, quindi attendo una chiara informazione short. Vedete, questa è una fase di accumulazione per poter poi entrare a mercato. Passiamo all'argento, quindi argento settimanale, qui, e qua invece abbiamo, anche qua vedete, abbiamo una settimana con una upper shadow abbastanza pronunciata, ciò significa che i compratori, è vero che hanno spinto oltre 17,40, però arrivando a un certo punto la forza è iniziata a finire. Quindi questo movimento dovuto dai compratori, quindi dalla perdita di peso da parte dei compratori, movimento dovuto da questo, dai venditori, questa upper shadow, quindi mi fa pensare cosa? Di una possibilità di avere una fase di correzione ribassista. Passiamo al giornaliero, così vediamo meglio. Vedete, eccolo qua. Quando si presentano, allora qua abbiamo diverse, moltissime indicazioni short. Allora, il prezzo ha sempre chiuso di sotto 17,02. Poi abbiamo molte barre di esaurimento che si susseguono. Abbiamo uno swing high della scorsa settimana, questa qua, vedete? Che si è formato a 17,40, si è superato 17,40 e poi è tornato giù. Quindi abbiamo tante informazioni, e non solo, ma anche lo stocastico, vedete? Lo stocastico, abbiamo una divergenza, nonché già si sta muovendo al ribasso. Guardate la divergenza sullo stocastico. Allora, i prezzi sono, vedete, hanno un punto di massimo, due punti, e vedete, due punti di massimo crescente, invece contemporaneamente lo stocastico si muove verso il basso, vedete? Quindi questa divergenza sta a significare un'ulteriore indicazione in più che potrebbe iniziare a partire questo movimento, un forte, diciamo, secondo me è molto importante quello che sta per succedere. Quindi per me, io domenica sera sarà un'altra operazione che andrò ad inserire in macchina, vedete? Un primo target potrebbe essere 16,59, un secondo 16,02, perché no, potremmo arrivare anche a 15,45. Però, oltre a questa situazione, che qua è tutto short, cioè siamo anche, siamo su anche qua, siamo su massimi, vedete, testati l'ultima volta il 19 maggio 2015, quindi vedete quanto spazio c'è, quindi è ancora più forte questo movimento che si è creato. Poi non solo, se vogliamo dirla tutta, le ultime tre settimane hanno creato proprio un test e spalla, vedete? Solo sulle ultime tre candele, le ultime tre candele giornaliere, scusatemi. Quindi, cosa dire? Per me, io entro short. Quindi mi andrò a posizionare con un pendente al di sotto il minimo della candela di venerdì. Ma non solo, guardate qua, che qua abbiamo sempre sull'argento abbiamo una bearish butterfly, vedete? Come si è chiusa qua, quindi ha maggiore tutela di un movimento short, quindi vedete quante indicazioni mi dicono per andare che si va su uno short.
la stessa cosa, quindi qua ho messo i vari target che possiamo raggiungere esattamente verso i 16 e tra e verso 15 e 30, 15 e 40 sarà il secondo target. Bene, io vedo una bellissima operazione short, quindi ci sono tutte le informazioni del caso per poter andare short. Io ho finito, grazie mille per l'attenzione, ci aggiorniamo direttamente sul canale, sul canale, dico sempre così, ma è la pagina nostra Facebook, pagina libera Teletrade Italia, dove andrete a trovare tutte una serie di informazioni importanti, ma anche nel caso in cui, come in questo caso, si entra al mercato, troverete tutte le indicazioni. Ok? Bene. Grazie mille e buon fine settimana.